temperature esterne di 8 gradi, di 13 gradi in mare, alle 11.10 si sono tuffati a Pietra Ligure 203 coraggiosi. Giunta alla 21esima edizione, la Ciumba di quest'anno ha visto ben 25 neofiti del cimento invernale. Animatore d'eccezione per il tuffo dell'ultimo dell'anno, il sindaco Dario Valeriani, accompagnato da Sara Foscolo, assessore al turismo, nei panni di fotoreporter. Ma un'edizione anche questa molto importante, siamo praticamente in linea, abbiamo superato le 200 presenze, oltre ai temerari che sinceramente devo ammirare perché non hanno paura di nulla, non vedono l'ora di buttarsi in acqua, il mare è calmissimo e poi c'è una cornice di gente veramente straordinaria che fa appunto cornice a questi temerari. Spero che il prossimo anno che inizi sia ricco di soddisfazioni per tutti. Sì, un turismo che ha risposto bene alla Ciumba, un turismo che ha risposto bene anche alle altre manifestazioni che abbiamo organizzato nel periodo delle vacanze di Natale nel comune di Pietra Ligure. Tutto questo, come dico sempre, grazie alla continua collaborazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria, e quindi associazioni commercianti, albergatori, bagni marini, che con questo lavoro che nel corso degli anni si è consolidato sono riusciti a creare manifestazioni sempre più accattivanti e per cercare di attirare i turisti, perché il turismo non è soltanto organizzare delle belle manifestazioni, ma il turista deve trovarsi bene nel nostro territorio, quindi per abbellire sempre di più il nostro territorio, per cercare di creare attrattive soprattutto per le famiglie, perché il nostro turista principalmente sono le famiglie che ci vengono a trovare dalle zone vicine, quindi dal Piemonte e dalla Lombardia. Quindi cercare di fare molto di più per i bambini, per gli anziani e un'attenzione particolare anche verso i diversamente abili, quindi un turismo aperto anche alle persone meno fortunate. La più piccola è stata Isabella Merli, di 2 anni, mentre Attilio Beltrami, 5 anni, di Giustenice, ha conquistato il titolo del bimbo più piccolo. Elda Giannese, 88 anni, e Salvatore Lombardo, 82 anni, più maturi partecipanti. Un evento imperdibile per gli intrepidi che non sfugge alla comunità scientifica, afferma il presidente dei nuotatori del Tempo Avverso, dottor Roberto Giuria. Siamo nati proprio per far capire cos'è il cimento invernale, che non è solo un momento di bravura, un momento di esibizione, ma cosa importante per la salute. Per la salute. La salute è tipo psicofisico, come vedete tutte le persone oltre a star bene sono contente, apprezzano questo momento di accoglienza particolare, ma poi gli appassionati, tutti i giorni mediamente vanno a fare il bagno, o perlomeno settimanalmente, e aspettano la stagione invernale che per noi è la nostra stagione balneare. Di tutto questo stiamo anche facendo una ricerca scientifica all'Università di Genova, proprio per evidenziare e dimostrare il beneficio dei cimenti invernali, di tutto l'ambiente, il sole, l'acqua, e mi sembra che l'evidenza sia... parli da sola, tutte le persone, innanzitutto come vedete ci sono sempre, non dico i soldi, ma questi continuano, anzi la famiglia si allarga, abbiamo anche tanti che vedendoci ci imitano e poi capiscono il beneficio. I risultati ufficiali stanno andando avanti, qualcosa ce l'abbiamo già dal punto di vista immunitario, posso dire solo queste, noi non siamo persone eccezionali, siamo come gli altri. L'unica cosa, sappiamo tirar fuori potenzialità che mediamente non tiriamo più fuori. Questo è il mio parere, questo si dimostrerà anche con i risultati immunologici che saranno i prossimi. L'ultima volta sono venuto 10 anni fa e adesso niente, la giornata è bella, vediamo di ritornare. Tu quanti cimenti ho fatto? 200! Un po' di mal di gola, però passa tutto!